Tavolo tecnico sulla povertà in città, all'assessorato cittadinanza sociale. Un confronto programmato tra Agnese Ciulla e le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Un percorso iniziato da tempo per contrastare le emergenze derivate dalla nuova povertà. Oggi riflettori accesi sui fondi di aiuti europei agli indigenti. Emergenza abitativa, freddo, una colazione calda, sembrano queste le priorità da superare per affrontare la spinosa questione derivata sempre più spesso dalla perdita del lavoro. Oggi al Comune si parla di povertà, si mette a fuoco un'emergenza molto attuale sul territorio palermitano e sono spesso i volontari a fronteggiare questa emergenza. Praticamente noi operiamo nel territorio di Palermo dando dei supporti di quello che possiamo alle famiglie indigenti, però noi come associazioni vorremmo uno scambio tecnico, diciamo, su come risolvere le situazioni dei singoli familiari. A proposito di emergenze, quale sarebbe la prima emergenza alla quale far fronte anche con il coinvolgimento delle istituzioni? Allora, lavoro e inserimento abitativo, perché molte famiglie a Palermo, non avendo il reddito, non sono nelle condizioni di pagare un affitto e quindi sono sfrattate. Questo tipo di riunioni hanno poi davvero efficacia? Ma guardi, noi siamo qua per questi nuovi progetti, queste nuove risorse per le nuove povertà che si chiama il SIA. Siamo obbligati a interagire con il comune e a coordinarci in rete perché questo prevede il progetto, per cui mettere insieme tutti questi soggetti non è facile. Abbiamo formato dei tavoli tematici per ragguagliare, raggruppare tutti i progetti e tutte le idee per portarli avanti, ma ancora non siamo riusciti a concludere nessun progetto. Insieme all'assessore sappiamo che scade il mese prossimo, oggi spero che sia la giornata definitiva, però come saremo organizzati, come si formeranno questi gruppi, come si formeranno le reti o il partenariato è a discrezione del comune. Oggi si parla di povertà al comune, si parla di emergenza, ma quali sono le prime emergenze che dovrebbero essere risolte? Oggi è una giornata in cui si parla di una programmazione legata alla grave marginalità adulta. Il tavolo povertà si riunisce ormai da molti mesi e l'argomento di oggi è proprio la programmazione di una serie di servizi di bassa soglia o di presa in carico. Quindi oggi parliamo di senza fissa dimora, persone che vivono per strada, giovani, adulti, donne, le ragazze che scappano dalle comunità, quindi questo tipo di argomento. A proposito di bassa soglia, a quanto pare in città manca proprio qualcosa che si occupi a 360 gradi di bassa soglia, quindi di poter fornire una prima colazione o di poter far lavare una persona che ha bisogno. In realtà in città in questo momento, in questi giorni, ne è stata data prova, c'è una grande rete di solidarietà fra pubblico e privato. Ci sono strutture caritatevoli, parrocchie, enti di volontariato, anche laici, istituzioni del comune che fanno una serie di servizi. Lì dove ci sono situazioni gravi, noi chiediamo sempre di segnalarle, perché comunque c'è una rete, ci sono una serie di servizi che sono attivi. C'è stato un pranzo in cattedrale qualche giorno fa. La prima lamentela espressa da quasi tutti i partecipanti è stata l'abbandono da parte delle istituzioni. Loro si sentono abbandonati, ci cioè sono solo i volontari che fanno fronte. Indubbiamente c'è una grande rete che lavora e è fatta da volontari, ma l'amministrazione comunale ha una serie di servizi, ci sono una serie di attività che vengono erogate. Faccio l'esempio, spesso manca l'informazione, l'attività su strada, il dormitorio, la mensa, i ricoveri di urgenza, l'accompagnamento all'autonomia abitativa, il contributo per il disagio alloggiativo. Ripeto, molte volte manca anche l'informazione e l'orientamento rispetto a chi poter fare e chiedere aiuto. Ma un numero di telefono, qualcosa come primo aiuto qualora si dovesse avere bisogno? Intanto
c'è un numero H24 che è quello della centrale della Polizia Municipale e lo abbiamo visto in queste giornate di grande freddo. Inoltre esistono i servizi sociali territoriali, ogni circoscrizione ha un servizio che è aperto tutti i giorni, dove all'interno ci sono segretariato sociale, assistenti sociali, e lì dove non si dovesse ricevere la risposta, questo assessorato è sempre aperto, quasi tutti i giorni, anche il pomeriggio.